Ah, è, è, in, in maniera civile, uno se la prende con zaghi, i zagli. tifosi dell'Inter quelli più accesi la curva, uno se la prende con i zaghi in Maniera civile, se la prendono con i giocatori. Ma ragazzi, quando ricordate al cinese di tornare da dove è venuto? però in maniera educata, come ma avete sempre fatto, glielo volete ricordare al cinese che non è più il caso che lui rimanga qui. A creare voraggi di debito e, e ad avere una squadra con 50 40 quarantenni in campo e un allenatore non può essere esonerato perché non ci sono soldi e questa è la verità l'allenatore non può essere, non poteva essere esonerato mesi fa perché non c'erano soldi da, da dare a un altro allenatore allora come avete fatto a settembre perché qui nessuno lo dice ma Zang è stato contestato due o tre volte glielo vogliamo ricordare in maniera educata al cinese se ne deve andare subito Oppure rimanga pure a vivere a Milano, ma che abbandoni definit de definitivamente l'Inter subito e che se ne vada, anche se non dipende da lui. Non è dipeso da lui, non dipendeva da lui. Ma per fargli aprire ci ha rotto i coglioni a chi cinese ora. Glielo possiamo ricordare in maniera civile? La squadra, allora parecchi si rifugiano dietro il fatto 40 tiri in porta, a parte 40 tiri in porta 20 in tribuna, a parte quello ma non bisogna rifugiarsi, eh? 40 tiri in porta possesso palla 70%, non è quello non è quello non devi guardare solamente quello ti devi guardare, c'è un allenatore che fa turnover in un ruolo dove nessuno allenatore con un po' di cervello lo fa, ed è il portiere io ad inizio anno ho fatto 10 video dove dicevo Inzaghi non fare l'errore, appena arrivò Onana un'ana, di fare il turnover con il portiere. E Inzaghi cosa fa? Fa turnover con il portiere. Se te ti vuoi sparare su un piede da solo, devi fare turnover con il portiere. Soprattutto con un portiere che di notte non si sa perché, ma ha sempre avuto le sue peggiori prestazioni. E nell'unico tiro in porta, Zola. In uno dei due tiri in porta, Zola quando prende il palo e poi danno rigore. Lui fa la parata laser così, perché non la vede nemmeno. Che motivo c'è di fare turn con il portiere? Che motivo c'è? In più, lui cosa fa? Fa turn con il portiere e cambia tutta la difesa. Tra l'altro, sa che c'è uno veloce davanti perché Zola che si sapeva tutti. Era veloce quello sulla fascia. Lui cosa fa? Mette tre centrali e vanno a due allora perché sono tutti e tre lenti. In più, mette D'Ambrosio. Mettere D'Ambrosio centrale ci vuole coraggio e eh? provo Conte a metterlo un paio di volte e poi dopo non ce l'ha più messo perché D'Ambrosio non ha il passo per fare il centrale, cioè o gioca d'anticipo sull'attaccante oppure cioè, se l'attaccante riesce a girarsi D'Ambrosio è finito. Ma anche D'Ambrosio 3-4 anni fa, pensa a D'Ambrosio trentenne di ora. Cambia tutta la difesa, cambia il portiere e poi la cosa più vergognosa la prima categoria come l'anno scorso stesso errore che ci ha fatto poi dopo picchiare verso il basso regalando lo scudetto al Milan non si sa chi è il rigorista perché l'anno scorso il rigorista era Cialanoglu Lautaro batte il rigore contro il Milan lo sbaglia e Milan si gira a C2 e vince la partita non c'è non ha, questo allenatore non ha nemmeno la personalità per decidere di battere i rigori perché Lukaku si gira sconsolato verso la panchina come per dire ma i rigori li devo battere io Inzaghi fa così, allarga le braccia Lautaro batte e sbaglia Un'altra cosa però che devi valutare non è solo il fatto che Lautaro prende la palla e tira. Vuol dire che tra i due non c'è più quel feeling e quell'amore c'era due anni fa. Lautaro dice no, lo batto io, non me ne frega nulla se siete rigolista. Ti deve far pensare che Aina c'è in quello spogliatoio. È una squadra che non ha cervello, gioca sempre nella stessa maniera testa riesce a giocare bene a San Siro perché la spinge i tifosi, in Champions dove i giocatori trovano le motivazioni che l'allenatore non è in grado di dargli a questi giocatori. Ecco perché in Champions fai bene e in casa l'Inter li vince quasi tutti. Perché in questi giocatori le motivazioni le trovano dai tifosi dai 75.000 sono sempre a San Siro e in una manifestazione importante dove hanno tutti gli occhi del mondo addosso tipo la Champions League. Ecco il motivo Valerio. Un'altra cosa che ti voglio dire, all'inizio mi fischiavano tutti, poi piano piano, piano piano, un altro fallimento clamoroso all'Inter è Marotta, per come la vedo io. Marotta è stato un fallimento clamoroso, alla Juventus andava davanti alle telecamere, anche l'ho detto mille volte, se non gli davano un fallo laterale, all'Inter lui, nonostante abbia sbagliato l'impossibile, non parla mai e ha rinnovato il contratto ad Inzaghi a 5 milioni. Marotta ha rinnovato il contratto ad Izzagli. Ora, se prendi e vai da Marotta a digli perché hai rinnovato il contratto a quest'allenatore di 5 milioni. I Zaghi era in scadenza quest'anno. Io capisco che già un allenatore che ha dei problemi a farsi sentire in uno spogliatoio, qualora tu lo avessi presentato a scadenza di contratto, avrebbe avuto ancora meno potere con i giocatori perché i giocatori l'avrebbero preso visto qui come uno che stava lì qualche altro messo e che poi se ne sarebbe andato. Quindi, per renderlo anche più forte verso i giocatori, hai magari dovuto rinnovargli il contratto, ma è uguale Marotta, è un fallimento clamoroso di Zaghi. A me di quelle due copette non me ne frega nulla. Per amor di Dio, quella un in Milan ha valore, ma quest'anno ti dicevi la Coppa Italia. Noi non siamo, il, non siamo il Lazio, con tutto rispetto per la Lazio. La storia dell'Inter è diversa. Quindi, caro Marotta, te ad oggi all'Inter, a partire dalla gestione Icardi, dove chiamasti a Tikitaka con Vandanara e Larime a dirgli non ti preoccupare, Vanda, rinnoviamo il contratto a Mauro, quando poi, caro Marotta, sei stato costretto a prima botta a dare Icardi in prestito al Paris Saint Germain, perché non sei riuscito nemmeno a venderlo a prima botta, ti è toccato darlo in prestito a 5 milioni. Telefoni, attività, gli dice a Mandara, non ti preoccupare, a Mauro gli rifacciamo il contratto, aspetta! Quando poi non era vero, ovviamente, no? Cosa chiami televisione a dire le bugie anche e a far e a sparare le super cazzole? Aspetta. A Spalletti, allenatore Luciano Spalletti, vengono chiesti eh, raggiungimenti di determinati obiettivi, Spalletti con una squadra scandalosa ti ottiene... Gli obiettivi che comunque si erano prefissati quell'anno, nonostante tutto, Spalletti vince la finalista di Champions in Champions League. Attenzione ad aprile, masterclass. ha una domanda dopo che, che Conte era, era lì che passeggiava a Milano perché aveva già firmato per l'Inter davanti a un negozio di, di poltrone in una via prestigiosa di Milano. che Scusate, non ricordo. Ormai sapevano tutti che Conte era allenatore dell'Inter. Pensa gestione che gestione che ha questa società e chi la deve gestire? Io, Marotta. Marotta fa passare Conte. Ormai tutti sapevano che l'allenatore dell'Inter, lo stesso Spalletti, io sono scelto perché me l'ha detto, ovviamente, sapeva già che c'era Conte. Marotta va davanti alla telecamera e dice: No, l'allenatore del prossimo anno sarà Spalletti perché il fenomeno masterclass class. Sei mesi prima rinnova il contratto a Spalletti per poi esonerarlo. Sei mesi dopo, quindi l'Inter ha due allenatori al libro paga: uno da 4 milioni e uno da 12, quindi sono 8 milioni l'ordi. Più i quasi 20 di Conte, l'Inter spende 22, 23, 24 milioni di allenatori all'anno. All'anno. Masterclass andiamo agli acquisti di Masterclass. Masterclass prende Godin perché lui è il mago dei parametri zero, quindi lui prende Godin, ok. Conte non lo vede nella difesa 3. Godin 5 milioni all'anno. Cosa fa Masterclass? Lo dà a Giurini dopo che Giurini lo, lo ha preso per il collo tutta l'estate per Barella perché a Giurini o gli davi quei soldi oppure Barella non te lo dava. Lui dà. Godin al Cagliari gli paga anche l'ingaggio quasi tutto. Conta gli chiede Sanchez e dà, Gli prende, poi dopo oh, gli prende. Te dimmi dov'è il risparmio in queste operazioni a zero. li prende, poi soprattutto Sanchez che quest'anno sarebbe servito come il pane. L'unico saltava l'uomo l'unico personalità, l'unico si mangiava il campo. L'Unione poteva crearti qualcosa che poteva. L'Unione fuori l'asse poteva inventarsi qualcosa. Lui cosa fa? Gli dà tutti i soldi dell'ingaggio, lo manda a Marsiglia dove ha già fatto 14 gol perché è di difficile convivenza con Simone Inzaghi Vi dà lo stesso, gli dà 7 milioni di buona uscita per mandarlo via. Poi dopo cosa fa Masterclass dopo che prende Simone Inzaghi Gli prende con Rea 31 milioni. Poi dopo cosa fa Masterclass insieme a tutti e eh, ci mancherebbe? Prendono cose senza 25 milioni perché eh, i cinesi ovviamente non ha soldi ed è un pagamento a 80 anni, no? Poi dal suo mio carnevale cosa fa Masterclass? Con tutto rispetto per i giocatori, ma bisogna sapere le cose prima perché sensi, sto parlando di sensi, sensi se te guardi, guardi le statistiche da quando era a Cesena, sensi saltava sempre 12, 11. 10 partite all'anno, Sensi gioca tantissime partite nel Sassuolo di De Zerbi dove suda la palla. Sensi è un giocatore da Barcellona, dal Real Madrid, eh, da Manchester City, forse già meno. È un giocatore che lo devi mettere in un centrocampo dove fanno sudare la palla, tipo come fa Modric. Ha sempre avuto problemi fisici. Lui va dal suo mio carnevali, 25 milioni, Sensi. La prima, i primi due o tre mesi fa, fa le buche in terra perché è un grandissimo giocatore c'è più forte uno tra i più forti che c'è in Italia il problema qual è? che senza livello fisico in un centrocampo come quello di Conte dove fai Vietnam a centrocampo dove non produci gioco ma lo stronchi per poi ripartire senza dura fatica, non gioca più a calcio poi dopo ci sono tutte le leggende la depressione del ragazzo io non sono una, ma comunque sono 25 milioni. A Mozza. mi sembra non stia giocando più, si sapeva da prima. Poi dopo lui va a comprare Ericsson. Vi ricordate quando si nasconde dietro il palo quella famosa foto dove viene mortalato Marotta con il procuratore di Ericsson, perché Marotta si nasconde perché a parlare il procuratore di Ericsson fa un'operazione. Innanzitutto non riesce a prenderlo a zero. Capisce Marotta e deve anticipare, lo anticipa anche lì. Conte non lo vede, lo mette in panchina continuamente. Marotta arriva a dire: Eriksen non è funzionale per l'Inter, addirittura Marotta arriva a svendere i giocatori davanti alle Teneamene. Eriksen non è funzionale. Cosa l'hai preso a fare se non è funzionale? Chi te l'ha detto di prenderlo? Dov'è la connessione degli allenatori? parte, chi sta dicendo che Conte torna all'Inter mi dovete spiegare dove va Marotta però ma anche Ausilio, perché Ausilio e Marotta un Conte non ci lavorano più lo dico io quindi torna Conte, bene, Marotta e Ausilio dove vanno? non è funzionale per l'Inter disse Marotta di Eriksson disse non è funzionale per l'Inter e che cavolo lo hai preso a fare? ti sembrano frasi normali da dire veste a te quindi tutti ci stiamo lamentando di un allenatore non può essere esonerato perché questa squadra sarà piena di vecchi non può giocare una volta ogni tre giorni ma ti garantisco che con un altro allenatore con un altro schema di gioco questa squadra potrebbe dare non ti dico un 70% in più ma un 20-30% in più e la scena da prima categoria che ho visto ieri sera di Lukaku che si gira verso la panchina e Zagli fa finta di non vedere quello vuol dire c'è autogestione Ora tutti i giocatori li hanno portati in ritiro, non li hanno fatti andare dalle famiglie. È peggio, è peggio. Non è un discorso solo di giocatori, è un discorso a 360 ⁇ gradi Di un cinese che ormai non ha più una lira e, come dice la Repubblica, sta portando l'Inter, stava portando l'Inter verso il fallimento. La Repubblica parla di fallimento, non io. E questa è una banda di scoppiati ormai. Di cosa vogliamo ragionare? Siamo tutti aggrappati a quella partita lì a Doporto dove tra l'altro troveremo un clima non infuocato di più. Siamo tutti aggrappati a quella partita ma io ti voglio dire qualora anche l'Inter passi il turno no? Gra Siamo tutti contenti ma alla fine stiamo mettendo la polvere sotto i tappeti di cosa vogliamo ragionare qui? Di cosa vogliamo ragionare? Che roba è quella che si è visto ieri sera? Lascia perdere i 20 tiri in porta, che 15 sono andati nel fiume, tra l'altro. <coughs> ma, ma, ma ti rendi conto come è gestita questa squadra? Come gestiscono i dirigenti? Che cavolo sta succedendo qui? Ciao Vito!